Mannaggia, i miei racconti gastropunk non vendono nulla, ho sbagliato tutto, che cosa devo fare? Forse dovresti cambiare genere letterario, o forse no. Io sono Andrea Viscusi e su Story Doctor mi occupo di storie, di scrittura e di editoria. E in questo video parliamo di generi letterari e della domanda che tutti ci siamo posti nella vita. Dovrei cambiare genere letterario, ovvero dovrei scrivere qualcosa di diverso da quello che scrivo di solito per andare incontro alle esigenze, alle richieste del mercato? È una domanda per niente banale e la risposta, come sempre, non è scontata. Ed è un dilemma che ci siamo posti un po' tutti, e dico tutti al plurale, e soprattutto includendo anche me stesso, perché è una cosa che mi sono chiesto anch'io. Io quello che scrivo è di ambito speculativo, principalmente fantascienza, con varie contaminazioni, che si sa è una nicchia molto ristretta di pubblico all'interno della nicchia già di per sé ristretta di quelli che sono i lettori italiani, e quindi so già che con quello che pubblico all'interno di questo ambito non potrò mai arrivare a un pubblico molto ampio, a meno di insomma, progetti molto strutturati, ma insomma, quello è un altro discorso. Di base il mio pubblico di riferimento è molto ristretto. Ed è una domanda che anche all'interno, diciamo, del settore, con gli altri autori che conosco, ma anche con autrici, autori con cui ho lavorato, che magari vengono da ambiti, settori molto ristretti, spesso viene fuori questa cosa: ma chi me lo fa fare di sbattermi per un anno per scrivere un romanzo, magari, non lo so, un'ucronia, che poi viene pubblicata da un editore che però è specializzato in quella cosa, e questo editore ha un bacino di pubblico di 300 lettori, e di 300 ovviamente non mi comprano tutti, mi comprano un 20%, e io con 60 lettori mi devo vendere il mio lavoro di un anno. Magari se invece di un'ucronia, quindi appunto una storia alternativa, scrivessi un romanzo storico vero e proprio, presentato come romanzo storico, potrei arrivare a editori generalisti, anche magari a grandi editori che non pubblicherebbero un'ucronia, ma mi pubblicano invece il romanzo storico, e lì invece il mio pubblico potenziale, invece di essere 300 persone, comincia ad essere 3 milioni. Insomma, anche se sono un 20% di 3 milioni, è già tutta un'altra cosa, della risposta che ho dal pubblico. E quindi, beh, ha un senso questo ragionamento, ovvero quello che scrivo io non ha di per sé un grande richiamo per tutta una serie di questioni. Ora, non addentriamoci al discorso della ragione per cui un certo genere non viene riconosciuto, non viene seguito dalla critica, non viene promosso dai grandi editori. Ora, quello è tutto un altro piano del problema, e se mi addentro in quel discorso non ne esco più. Però, insomma, stando così le cose, allora, perché io mi devo spendere per rivolgermi a un pubblico così ristretto quando là fuori c'è così tanta altra gente a cui posso arrivare? Perché magari ho le capacità di scrittore, perché se sono 15 anni che scrivo roba per 200 autori, magari la stessa esperienza che ho acquisito scrivendo per loro la posso mettere a frutto per scrivere per ordini di grandezza ben più alti di pubblico. E allora ha senso fare questo ragionamento e io non mi sento di contestarlo. Però, a mio avviso, c'è anche un altro tipo di problema, e questo è, secondo me, piuttosto sottovalutato quando viene fatto questo tipo di ragionamenti e quando anche viene proposto da editor, agenti, coach di vario livello. Nel senso, molto spesso viene fatto questo tipo di ragionamento, del tipo studia il mercato, vedi il mercato che cosa vuole e vai in quella direzione, oppure trova un tema caldo del momento e cerca di entrare in quel filone lì. Quindi, ad esempio, se adesso il tema del momento è il cambiamento climatico, se mi scrivi una storia che ha a che fare col cambiamento climatico, allora vedrai che è qualcosa di attenzione, risveglio, comunque puoi suscitare l'interesse di qualche operatore del settore, anche con altri livelli di capacità di investimento. E ok, però è vero, sì, ha senso questo ragionamento, però secondo me tralascia una cosa importante, ovvero che se noi facciamo questo percorso proprio per
sviare la nostra, non voglio dire la nostra arte perché non mi piace mai parlare di arte, potremmo dire creatività, ma anche qui si rischia, si entra in un territorio un po' spinoso, diciamo il nostro mestiere. Se noi ci indirizziamo verso qualcosa che non è strettamente quello che ci interessa, che ci piace, la cosa si vede, si nota, cioè nel senso, io mi sono sentito dire tante volte da vari operatori a vario livello che dovrei provare a scrivere qualcosa che sia più nell'ambito del thriller, perché quello è un genere che diciamo, ha sempre un pubblico molto nutrito, su cui le case editrici investono molto e quindi avendo delle capacità di scrittura, di creazione, di trame, sviluppo, eccetera, eccetera. Se le incanalassi da quella parte lì, potrei sicuramente trovare una collocazione almeno. Poi non è detto il successo, ma insomma, sicuramente potrei trovare un'occasione. E ok, io il suggerimento lo raccolgo, parlo in prima persona perché questa appunto è la mia esperienza personale, ma è una cosa che vale in qualunque caso. Quindi io raccolgo il suggerimento. Però non mi sento di applicarlo in maniera così diretta. Cioè, nel senso, io non ho l'interesse a scrivere un thriller. Cioè, come si intende il thriller normale, no? Il criminale, il mistero, l'investigatore traumatizzato, insomma, tutti gli ingredienti tipici, le cose da risolvere, le vittime, i carnefici e tutte le solite cose. A me è un tipo di storia che non interessa, nel senso io nemmeno li leggo più di tanto i thriller. E quindi se io devo pensare di mettermi a scrivere un thriller perché è quello che vuole il mercato, parliamo di questa entità astratta, non credo che potrei fare un buon lavoro. Innanzitutto perché appunto se non leggo i thriller, perché non mi interessano, non posso scrivere un buon thriller. Questo dovrebbe essere un punto, diciamo, di partenza di qualunque scrittore, di qualunque scrittrice in qualunque ambito. Cioè, se tu non sei una che legge appunto ucronie, come ti viene in mente di scrivere un'ucronia? A parte non ti dovrebbe proprio saltare in mente che esista, cioè, nel senso, come fai a scrivere una cosa di cui non sai che esiste tutta una cultura? Quindi ecco. Già c'è questa scollatura tra le due cose. Però mettiamo che io sì, lo so che esiste e voglio fare quella cosa perché quella cosa ha successo. Ma con quali strumenti, con quali capacità e con quale passione? Ora, anche qui non mi piace tirare in mezzo questi termini perché si rifanno tutti a quell'idea romantica dello scrittore che fa tutto perché viene ispirato, perché c'ha le muse, perché c'ha il fuoco dentro. Non c'entra niente tutto questo qui. Io parlo di passione, nel senso, le cose che mi interessano. A me interessa parlare di dinosauri, a me interessa parlare di libero arbitrio, a me interessa parlare, non lo so, insomma, di tutte queste altre scemenze che di solito metto in quello che scrivo. Quindi, se mi viene detto, ok, bravo, bravo, sei bravo, però scrivimi quest'altra cosa. Io non credo che potrei farlo, perché non sarebbe qualcosa che mi stimola. Poi, ovviamente, ci sono tantissime declinazioni, quindi quando si parla di generi letterari, cioè, i confini sono sempre molto indefiniti e si può essere anche piuttosto bravi a muoversi un po' a cavallo tra le cose, quindi io posso scrivere tipo un thriller tecnologico che beh, sotto sotto è qualcosa di fantascientifico, però ha i ritmi, ha le dinamiche del thriller e allora lo propongo come thriller e allora magari me la svicolo in quel modo. Poi nel mio caso specifico non mi piace proprio quel modo di strutturare le storie, diciamo per quel tipo di dinamiche e quindi non mi vale, però al di là del mio caso specifico. Quindi ci sono ovviamente delle scappatoie per riuscire a accontentare un po' entrambe le esigenze, quindi quella che è la nostra passione personale e quella che è la richiesta del mercato. Però in generale, secondo me, decidere a tavolino di cambiare genere, perché il genere che vende è diverso da quello che ci interessa, non è una cosa produttiva, perché se scriviamo qualcosa in cui noi stessi non crediamo, insomma, poi se ne accorgono, cioè i lettori se ne rendono conto, magari alla prima ci va bene perché siamo un po' diciamo coinvolti dalla nuova esperienza, magari ci rendiamo conto che tutto sommato ci piace, cioè non dico di non provarci, però secondo me l'idea quella di mettersi lì e decidere adesso
scrivo una cosa che non ha niente a che fare con quello che mi interessa, ma la scrivo soltanto perché è quello che mi hanno chiesto di scrivere, no, secondo me non è l'approccio giusto. Poi, naturalmente, uno può dire, ma se io sono uno scrittore professionale, professionista, io devo saper scrivere tutto quello che mi viene richiesto. È vero. Certo, quindi se tu sei al livello per cui hai qualcuno che ti contatta e ti commissiona di scrivere una certa cosa e ti dice, Franco, ho bisogno che mi scrivi un cortometraggio che parli della condizione delle donne nel 1600 in Botswana. Te, beh, magari devi saper scrivere quella cosa, perché sei un professionista di quel tipo lì, però. Stiamo parlando di una cosa diversa, almeno presumo che chi segue i miei video non sia a quel tipo di professionismo, non è nella writing room di una casa di produzione per cui ogni settimana devono tirare fuori una nuova puntata, un nuovo pitch su cui lavorare per sviluppare un nuovo progetto. Quindi in quel caso ovviamente è un approccio molto più meccanico e meno anche appunto coinvolgente dal punto di vista personale per l'autore, per l'autrice. Infatti ci sono le writing room proprio perché serve diciamo un contributo condiviso e ci sono tante teste da cui poi si fa un po' una sintesi. Non è appunto l'autore che porta avanti da solo la sua opera o almeno insomma inizia a pensarla e la plasma un po' in base a quelle che sono le sue sensibilità personali. Quindi lì si parla di un discorso un po' diverso. Se si arriva a quel livello, certo, è una capacità che bisogna sviluppare, quella di saper scrivere qualunque cosa di cui ci sia richiesta. Però in genere quando siamo ad alti livelli, ovvero quando stiamo iniziando a scrivere e quando ci stiamo un po' iniziando a muovere in quello che è l'editoria e tutti i vari livelli delle pubblicazioni a cui si può accedere, allora il tipo di sforzo che ci viene richiesto è un altro, del tipo nessuno ti chiede di scrivere. Se scrivi lo fai perché è una tua passione, un tuo hobby, una tua ambizione, una tua esigenza, qualunque cosa tu voglia, come tu voglia classificarla, però appunto non è qualcosa che ti viene chiesto, perché nessuno ti verrà mai dal nulla se tu non hai mai scritto niente a dirti adesso scrivimi questa cosa, almeno se hai finito la scuola dell'obbligo. E quindi quello che scriviamo deve avere qualcosa di vero, deve essere qualcosa di autentico, e volerlo forzare nella direzione di qualcosa che non ti appartiene, di qualcosa che non senti, di qualcosa che sì, lo fai perché ti dà l'idea che sia più produttivo, ma in realtà poi ti rendi conto che non è qualcosa che ti porta davvero ai risultati che vuoi ottenere. E quindi, secondo me, questo approccio, questa idea di cambiare genere letterario perché il genere che ti interessa non ti permette di appunto raggiungere il tuo pubblico, non è un'idea così efficace. Alla lunga, insomma, il sotterfugio viene fuori. Quindi io non consiglio questo approccio. Chiaramente mi rendo conto del problema che hanno gli autori e le autrici che si trovano a scrivere appunto cose che poi non hanno un grande pubblico perché, guarda caso, ci sono anch'io dentro. Però secondo me lì bisogna lavorare in un'altra direzione. Ora, questo non è, diciamo, il video in cui parlare di questo argomento, però bisogna cercare di crearlo questo pubblico, di arrivare a questo pubblico magari attraverso canali, attraverso mezzi, attraverso tematiche, insomma, con tutta una serie di accorgimenti che cercano di raccogliere questo pubblico e insomma gli strumenti che abbiamo oggi ci permettono di farlo e ci sono tantissimi casi di appunto del genere di autori che sono riusciti a trovare un pubblico anche al di fuori di quelli che sono i canali standard per cui si diceva no, il pubblico per questa cosa non esiste, i lettori di questa cosa non esistono. La storia dimostra che invece ci si può riuscire, quindi se ci teniamo a scrivere qualcosa che non ha questa rappresentanza all'interno dei canali editoriali, almeno per come
sono strutturati adesso, allora forse dobbiamo cercare una strada un po' diversa, che può essere la strada del self-publishing, può essere quella di costruirsi, diciamo, tutto un percorso di personalizzato, no? Di, proprio di brand come autore, o può essere anche quella di cercare di scardinare un po' dall'interno i meccanismi dell'editoria che portano a queste nicchie. Lì poi il discorso si amplia molto e anche qui potrei starne a parlare per ore e ore, ma non in questa occasione. Quindi questa è la mia versione rispetto al problema del cambio di genere, genere letterario, non gender, non ci confondiamo. Non so se appunto anche voi avete avuto esperienze o dubbi di questo tipo, so che insomma nel mio pubblico ci sono tanti autori appassionati anche di appunto generi di nicchia come speculative fiction, fantascienza eccetera, quindi magari è qualcosa che vi è capitato di vedere intorno o di chiedervi voi stessi, quindi potreste anche dirmi come avete risolto voi questo dilemma, perché io sono arrivato un po' a questa conclusione basandomi non soltanto su quello che percepisco io ma anche su quello che ho visto in giro, e quindi secondo me questo è l'approccio più autentico, almeno diciamo per chi si trova a questo livello. Poi quando saremo tutti nelle condizioni di essere pagati soltanto perché ci chiamano e ci chiedono di scrivere una storia, allora chi se ne frega, ti scrivo anche la pubblicità delle sottilette, non è un problema, però magari insomma anche nella pubblicità delle sottilette un robottino ce lo metto. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, mi fa piacere raccogliere le vostre esperienze, che sia da autori, da lettori, da osservatori esterni, qualunque sia il vostro ruolo in questa faccenda. E qui sotto trovate come sempre tutti i miei riferimenti per contattarmi per qualunque esigenza narratologica vi possa venire fuori. Io vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo presto qua su Story Doctor.